Zero gol subiti nelle ultime tre partite, ma anche soltanto tre gol realizzati, uno dei quali peraltro su autorete nelle ultime otto gare. È un ruolino di marcia quello recente in casa Atalanta, che è dunque in controtendenza rispetto all'inizio di stagione. Sempre bello non prendere gol. Per quanto riguarda l'attacco, è vero che stiamo segnando un po' meno, è anche vero che siamo un po' sfortunati, fra pali, traverse, episodi poco favorevoli come quel colpo di testa del tank col Genoa preso con la mano. Cioè, sì, dobbiamo fare un po' più di gol, li faremo perché sicuramente abbiamo i giocatori adatti per fare parecchi gol. Per Consigli, spesso grande protagonista tra i pali nerazzurri, con interventi salva risultato, anche la soddisfazione di avere gli occhi puntati di altri club. Sto bene qua, ci sono, la società ha grandissimi margini di crescita e sicuramente ci sono poche squadre che possono valere l'Atalanta o essere migliori dell'Atalanta in prospettiva. Io ho rinnovato anche da poco. Domenica sarà ospite la Roma, orfana di Totti squalificato, che ancora spera di poter entrare in zona Champions. Sì, Totti è insieme a De Rossi, è il simbolo della Roma, è un giocatore fantastico che ha il colpo in canna sempre, da un momento all'altro, anche se non tocca palla può risolvere una partita, però hanno tanti giocatori validi. A proposito di tiri, ho visto un po' Pjanic, calcia come Juninho, quindi bisognerà stare molto attenti. Roma è una squadra forte, senza dubbio, poi è una squadra che ha una propria identità di gioco ben marcata, questo il mister, penso che l'impronta di Luis Enrique si veda, ed è anche piacevole secondo me da vedere. È vero che questo gioco offensivo, che ricerca il palleggio, eccetera, ha anche dei limiti che una squadra come il Siena è stata bravissima a esaltare. Sicuramente il mister questa settimana ci farà preparare per una partita tipo quella che ha fatto il Siena e dovremo essere bravi.